Bene, buongiorno. Siamo all'apertura del primo panel, quindi. Ci è stato dato questo compito. Nessuno mi toglie l'idea che Maurizio Cannone mi abbia selezionato come moderatore per la conoscenza dell'amore all'eloquio che ho, e quindi ha detto me lo tolgo di torno, così ho già eliminato un problema in partenza. Sono Maurizio Monteverdi, sono CEO di Morning Capital e lavoro nel settore da molto tempo. Avrei voluto ringraziare, come ha già fatto il presidente Spaziani Testa, Maurizio Cannone, la redazione di Rai Italy e tutte le persone che si sono impegnate per questo evento, per l'importanza anche simbolica che questa giornata rappresenta per noi. È il primo evento fisico, si diceva. C'è anche già chi ha elaborato il nuovo neologismo iniziative figital, fisico e digital, perché ormai sarà un connubio che ci porteremo dietro da qui in avanti. Ringrazio anche chi sta per intervenire, quindi Giuseppe Oriani, CEO di Service Investment Management SGR, sono già stati annunciati ma li ripeto, Stefano Keller, CEO di LFPI Italia Real Estate Investment Management, Giovanni Di Corato, CEO di Amundi Real Estate SGR, lo vediamo in fondo, e Patrick Del Bigio, CEO di Prelios SGR. La tradizione di questi panel, come sapete, è quella di impostare una discussione con un intervento round table sulla base di provocazioni date dal tema da trattare. Come cambiano gli investimenti nel dopo coronavirus? Io vorrei fare una piccola premessa, ma che almeno circostanzia, anche nell'interesse di meglio definire qual è l'ambito poi interessante da approfondire, il concetto che spesso e volentieri, soprattutto in questo periodo, chi legge la stampa, chi ascolta i vari report, chi è sul mercato della finanza e della finanza immobiliare, il leitmotiv di come il coronavirus sta impattando e impatterà nel settore dell'immobiliare sul mercato è proprio la domanda, è la domanda regina. Ma noi sappiamo che, e questo è quello che ci interesserebbe oggi, il mercato è un moloch, non si può parlare di mercato, perché il mercato è fatto da settori, il settore è fatto da segmenti, e ognuno di voi si occupa del mercato e si occupa di investimenti secondo una logica che definisce il proprio mercato. Faccio solo degli esempi. Voi sapete, il mercato degli investimenti all'interno del settore immobiliare, dicevamo, è un insieme di multifattori. C'è l'asset immobiliare, che è l'elemento e oggetto del contendere, c'è il mercato dei capitali che entra in gioco per la parte di investimento, ci sono gli operatori professionali, le imprese di costruzioni. Bene, mi sono così anche un po' divertito ad andare a riprendere un intervento che ho fatto non molto tempo fa per l'assemblea della Fondazione Geometri e Architetti, dove è emerso un quadro con riferimento al settore delle imprese di costruzione. Lo cito perché fa capire bene poi quale può essere l'importanza di ben dettagliare l'analisi che ci viene chiesta. In Italia è presente, come voi sapete, una sola società di costruzione, un'impresa di costruzioni quotata al mercato telematico. Ce n'erano quattro, oggi ce n'è solo una. Tra il 2008 e il 2016, leggo alcuni numeri di riferimento, 120.000 imprese di costruzioni sono scomparse dal mercato. Per questo è l'ultimo dato conosciuto. Ci sono 510.000 più o meno imprese attive. Il 23% sono imprese di costruzione, tutto il resto sono attività collaterali. 312.000 imprese di 520.000 hanno un solo addetto. E il 90% delle imprese ha un fatturato inferiore ai 500.000 euro. E solo lo 0,1 ha fatturato superiore ai 20 milioni. Questo è un flash, è uno snapshot, no? Imprese di costruzioni. Imprese di costruzioni è un pezzo del mercato degli investimenti immobiliari. È una fotografia particolare. Potremmo andare avanti. C'è il tema anche citato, perché è sempre
tristemente protagonista in ogni dibattito, di tutte le attività collaterali non direttamente collegate agli investimenti nel settore di cui ci occupiamo, che però continuano a tenere la scena. Elevata burocrazia, incertezza dei tempi amministrativi e della lunghezza della magistratura nell'affrontare tematiche che sono legate al nostro settore, procedure di trasformazione con processi a volte anche qui non certi e molto spesso retroattivi. Bene, la prima domanda che vi rivolgo quindi, in questo scenario che come vediamo ha tanti fattori protagonisti, permettono di rappresentare la vostra visione di mercato, la vostra visione degli investimenti immobiliari. Quindi, quali sono i criteri identificativi che definiscono il vostro mercato per le realtà che guidate? Permettete a voi di raccontare mission, focus di ciò di cui vi occupate. Magari partiamo per prossimità dall'amico Giuseppe Oriani. Vediamo, funziona, sì. Innanzitutto grazie di questo slancio, di questa provocazione che ovviamente ci consente tutti, prima di tutto di riunirci. Questo già per me è un motivo di emozione. Quindi il ringraziamento è esteso anche a chi ha organizzato questa riunione, perché dopo tanta segregazione c'era un po' anche la voglia di dare un nuovo slancio a una ricominciare a lavorare tutti insieme. Direi, senza troppo dilungarmi, la tua considerazione, Maurizio, relativamente al fatto che l'immobiliare è un volano per l'economia, che le imprese in qualche maniera hanno subito i riflessi così negativi, così pesanti che abbiamo registrato nell'economia italiana, è una considerazione importante. Si parla spesso di impact investing, cosa significa nel contesto di il ruolo che ognuno di noi deve svolgere per dare un contributo a essere volano per la stabilità economica, addirittura per la crescita. Io penso che l'immobiliare abbia sicuramente un ruolo importante da giocare, perché è un volano di investimento importante non solo per chi vuole generare del reddito dai capitali che ha a disposizione, ma anche per l'impatto che questo può generare sulla comunità che in qualche maniera ne beneficia. L'anno scorso, e sembra tanto tempo fa, l'Italia aveva registrato forse l'anno record nel transato immobiliare, 12 miliardi circa di controvalore. Quest'anno siamo nei primi due quadrimestri a circa 2 qualche cosa, quindi ovviamente c'è una dimensione di scarto molto significativa, poi c'è un effetto sicuramente di stagionalità, ma sicuramente i volumi sono molto scesi. L'anno scorso circa 2/3 del totale degli investimenti era stato generato da capitale allocato dall'estero. Oggi la percezione del mercato italiano è condizionata soprattutto dall'estero, da quelle che sono le previsioni di crescita del GDP che per quest'anno, sì, che per quest'anno poi le stime cambiano di volta in volta, ma più o meno si orientano verso un calo dell'ordine del 9%. E quindi evidentemente anche questo avrà un impatto significativo. La cosa che, ancora una volta, per dare uno stimolo positivo, che tutti però hanno intravisto come trend generale, è che trascorso quest'anno, e peraltro c'è ancora molto da fare e nessuno di noi vuole in qualche maniera considerarlo già archiviato, da partire dall'anno prossimo le prospettive di ritorno, di crescita, saranno molto significative. E in un clima in cui i tassi di interesse, qui poi si potrebbero spendere parole relativamente all'importanza di appartenere all'euro e quindi alla stabilità che questo consente di conseguire in situazioni così difficili di mercato, in realtà porteranno questo calo del 9% del GDP a essere nei prossimi 2 anni, a seconda delle varie stime, sostanzialmente compensato. Quindi in termini positivi, e quindi torno alla tua domanda, Maurizio, noi vediamo una disponibilità fortissima da parte dei mercati internazionali
a considerare l'Italia come un punto di riferimento rispetto agli investimenti in una locazione generale paneuropea, con la disponibilità a riprendere quello che è stato il trend positivo del settore immobiliare registrato nel corso dell'anno scorso. Ovviamente è un po' anche a noi quello di essere sicuri di avverare le ipotesi sottostanti questa disponibilità collettivamente in termini di azioni nei confronti di chi poi ci governa, ma anche nei confronti di sensibilizzazione nei confronti degli investitori rispetto alle qualità intrinseche di quello che noi possiamo mettere a loro disposizione. Grazie Giuseppe, adesso magari passiamo all'opinione di Stefano Keller, LFPV Investment Management. Grazie Maurizio, grazie per questo invito, è bello essere qui fisicamente. Sì, allora nessuno di noi chiaramente ha la sfera di cristallo e tutti quanti ci auguriamo che insomma diciamo non ci sia una seconda tornata, perché questo è il vero punto di domanda rispetto alla tua domanda sull'impatto diciamo di quello che possa essere il Covid sull'economia e in particolare sul nostro settore. Diciamo dal nostro punto di vista, per quanto diciamo mediamente piccoli rispetto a grandi colossi dell'immobiliare in Italia, il gruppo LFP FLE, perché ormai ci chiamiamo FLE, Fonciere LFP Europa, ha deciso temporaneamente di bloccare per diciamo 3-4 mesi tutti gli investimenti che erano in programma e li ha posticipati, non li ha sospesi, li ha posticipati entro la fine dell'anno. Quindi questo sicuramente è stato un impatto rilevante per noi, quindi abbiamo voluto capire e approfondire. Tutto sommato rimane una nota chiaramente positiva, e sposo perfettamente quello che ha detto l'amico Giuseppe, c'è una visione positiva per il futuro, continuiamo a credere in questo paese e anzi vogliamo raddoppiare gli investimenti in Italia. Come? Il Covid ha sicuramente portato un po' di modifiche perché tutti i settori sono stati impattati. Il retail è sicuramente stato devastato, il settore alberghiero, l'anno scorso abbiamo appena comprato 3 alberghi, noi in Europa abbiamo 74 alberghi, di cui appunto 3 in Italia, con la doppia veste dell'OPCO e della PROPCO, quindi siamo property company, siamo operative company con 2 catene alberghiere. Settore in cui oggi siamo attendisti, quindi non posso sicuramente dire di voler tornare a comprare immediatamente domani mattina albergo. Diverso è il caso degli uffici, continuo a credere nel settore uffici che saranno sicuramente impattati, ma a mio avviso in maniera non così diretta e non così immediata rispetto allo smart working e puntiamo sempre non solo su uffici core ma anche core plus e come sempre anche sulle secondary location. Su questo a mio avviso vale la pena di spendere magari mezza parola, LFP è un po' sempre stata conosciuta, mi sono sempre portato dietro un po' l'avvoltoio della secondary location da quando ho aperto questa società e devo dire che continuiamo a crederci. Perché? Perché chiaramente LFP, quindi insomma il gruppo Lazar, vuole distribuire mediamente il 5% di dividendi ogni anno ai propri azionisti, contiamo di farlo anche quest'anno nonostante tutto e devo dire che insomma oltre a investire in Milano, Roma, in Italia abbiamo comprato molti immobili anche nel resto d'Italia, lo stesso facciamo nel resto d'Europa, questo ci consente di avere una redditività media abbastanza interessante. Le secondary location sono quindi comunque molto interessanti per noi, credo che un po' di repricing su queste città ci consentirà di trovare delle posizioni magari ancora più appetibili, ancora più centrali e possibilmente con più diversificazione. Grazie Stefano. Beh, questo è interessante. Adesso colgo 2 spunti poi prima di passare la parola perché mi hai sollecitato ed è un punto di curiosità per tutti noi che operiamo. Questo ossimoro a cui siamo sempre di fronte, è una dicotomia ormai quasi da leitmotiv dove si sente dire che il capitale destinato al paese è più che incrementato, ma si sente dire al contempo da parte di chi lo dispone e da parte di chi lo gestisce che in verità c'è un blocco di valutazione. Questa è una cosa interessante, bisogna capire quindi quando si potrà sbloccare, come si potrà sbloccare, se è un'attesa attendista, diciamo
collegata allo scenario macroeconomico, politico, sociale inaudito e quindi uno stordimento, dovuto a stordimento, oppure se è una programmazione finanziaria di chi l'investimento del capitale lo misura con degli indici molto precisi e tendenziali e con una capacità di analisi tecnica rara. Quindi questa è la cosa interessante e ha introdotto un altro elemento che è l'elemento diciamo cardine per quel che riguarda oggi la valutazione degli effetti coronavirus, che è la destination use. Che cosa oggi è interessante e cosa non è interessante? Quindi passo la parola al prossimo speaker, Patrick Del Bigio, per capire anche il lato vostro se queste due componenti le avete valutate nel vostro agire. Grazie innanzitutto per l'invito e ringrazio anche i colleghi per essere qui. Mi rifaccio a quello che era lo statement iniziale del mercato. Concordo che fondamentalmente è un qualche cosa che è determinato dall'interrelazione dei vari operatori economici che fa riferimento poi a un sottostante, un bene sottostante, un segmento. In tal senso noi come Prelios SGR, per quanto riguarda il mercato nostro di riferimento, quello rimarrà quello inerente al settore immobiliare in maniera trasversale, perché noi abbiamo avuto la bravura e la fortuna negli anni di poter toccare tutti gli ambiti che ovviamente in maniera più o meno rilevante sono stati toccati anche dal Covid. Dopo farò una riflessione a riguardo. Oltre al mercato immobiliare faremo anche riferimento al mercato del credito. Come sapete noi siamo entrati l'anno scorso con l'istituzione del fondo Back to Bonis ed è questo un qualche cosa che per noi è molto importante, perché comunque è legato al mondo immobiliare, visto che parliamo di crediti con sottostante real estate. Quindi questi due mercati rimarranno quelli di riferimento in un contesto dove andremo a focalizzarci su quelli che possono essere i valori aggiunti da offrire ai nostri clienti, clienti che rimarranno sia quelli nazionali che quelli internazionali. Nel corso degli ultimi anni noi abbiamo avuto un incremento esponenziale, direi, di quello che è stato l'aggancio per quanto riguarda sia clienti nazionali ma anche e soprattutto quelli internazionali, qualcosa che vogliamo comunque consolidare in entrambi gli ambiti. Quindi tornando alla tua domanda iniziale di quello che è il focus, o meglio, prima parto dalla mission. La mission per noi rimane quella, in virtù degli ambiti che noi tocchiamo, di consolidare quella che per noi è una posizione di leadership come alternative asset manager. E abbiamo a tal proposito determinati focus, non uno solo. Per quanto riguarda tutto quello che concerne gli asset che sono già in gestione, a prescindere direi dal Covid, ma in certi ambiti ci siamo dovuti poi adattare e focalizzare su certe cose proprio per il Covid, l'impegno rimane quello di cercare di bilanciare il profilo di rischio rendimento per quello che riguarda i vari fondi. Chiaramente il Covid ha portato una volatilità maggiore che ci ha portato quindi a dover intervenire in certi ambiti relazionandoci in certi contesti ai vari operatori, tra cui locatari e tutti quelli che operano nei vari settori degli asset immobiliari. Per quanto riguarda il focus di quello che poi può essere in più e su cui vogliamo focalizzarsi nel presente e nel futuro, oltre a tutto quello che abbiamo già in pancia, lato immobiliare, chiaramente il nostro proposito è quello di creare valore aggiunto ai nostri clienti, quindi andremo a recepire quelle che sono le loro necessità, visto che, come sappiamo tutti, alcuni segmenti del settore immobiliare sono stati impattati in un certo modo, alcuni direi positivamente, o meglio si sono messi in luce con un ambito positivo, altri purtroppo hanno patito, ma per quanto mi riguarda nessuno dei settori immobiliari sparirà,
Ci sarà semplicemente un ribilanciamento nel breve e poi, come in tutte le cose, ci sarà un'evoluzione nel medio-lungo e quindi bisognerà essere pronti per recepire quelle che sono le necessità dei clienti. Più inerente a quello che stiamo facendo adesso nel presente, noi stiamo anche focalizzandoci molto su tutto ciò che concerne, se vogliamo, quello che può essere d'aiuto al rilancio dell'economia reale. Quindi sempre nel settore immobiliare, come sapete, noi siamo coinvolti in diverse attività di sviluppo da un lato e stiamo anche continuando nella costituzione di un fondo, il Fondo Infrastrutture Sociali, che, mi riaggancio a quello che diceva il collega, è un fondo che offre agli investitori l'opportunità di fungere da volano per il rilancio dell'economia del paese. Perché questo? Perché il fondo si propone di andare a sviluppare e di riqualificare degli immobili, però con un'ottica di impact investing, quindi andando a identificare degli impatti sociali positivi da realizzare ex ante per poi essere vidimati e controllati ex post. Questo noi lo reputiamo molto importante perché è un qualche cosa che, per quanto mi riguarda, è molto inerente anche a tutto il mondo degli investitori stranieri, quindi lo vediamo molto pertinente vista la situazione Covid. E lo riteniamo anche un qualche cosa che potrebbe anche aprire le porte a un mondo più ampio di quello a cui siamo abituati a operare. Per quanto invece riguarda il mondo del credito, l'idea è quella di continuare con quello che è stato un'opera che abbiamo iniziato. Prima mi riferivo al fondo di credito che abbiamo lanciato, Back to Bonis, che è un fondo che si propone di intervenire ad aiutare quelle società che sono state maggiormente impattate, cosa ancora più pertinente visto il Covid, perché ci si aspetta una contrazione del PIL e quindi di conseguenza ci si aspetta purtroppo un aumento di quelle che potrebbero essere le società in difficoltà con sottostante real estate o meno. E quindi, avendo già iniziato quell'opera pre-Covid, sappiamo che sarà di maggior pertinenza adesso, vogliamo continuare in tal senso perché l'idea è quella di cercare di aiutarli in maniera tempestiva per evitare o perlomeno contenere quelle che potrebbero essere da un lato perdite di redditività e dall'altro, molto importante, cercare di aiutare a evitare che ci siano, diciamo, perdite di lavoro. Quindi lato immobiliare e lato credito, dal nostro punto di vista, tutto quello che concerne l'economia reale è sicuramente di primaria importanza. Grazie mille. Questo è interessante, il concetto che l'investment management nell'ambito real estate possa avere anche una componente sociale, che poi diventa sociologica, no? A cascata, è una cosa su cui torneremo. Quindi abbiamo visto tre tipologie di società analoghe nella loro forma giuridica che hanno approccio a mercato con tagli diversi. Real estate assets come unico fattore di valutazione, piuttosto che mondo del credito, UTP, NPL, quindi fattori collegati al sotteso industriale immobiliare. Giovanni Di Corato a Mondi Real Estate SGR, una boutique, diciamo, dell'SGR italiana in termini dimensionali, appartenente in realtà a un gruppo di assoluto ampio respiro. Prego. Ma io mi riferirei inizialmente alle considerazioni che hai fatto nella tua introduzione per cercare magari di esprimere in poche parole qual è la nostra visione in questa fase. Ma io direi che ho apprezzato il tuo rimando, diciamo così, a quel termine che è il mercato immobiliare un moloch, cioè è una cosa abbastanza complessa e articolata. Io ho la sensazione che il mercato immobiliare non sia mai stato storicamente una unità, ma è sempre stato, diciamo, una molteplicità di filiere, di profili di rischio, di tematiche, e io ho la sensazione che quello che sta succedendo
nel durante e a valle di questo evento, insomma, importante che sta impattando l'economia mondiale, lo diventerà ancora di più. Cioè, io penso che la chiave di lettura di quello che sta succedendo, un po' in generale per l'economia e per i settori economici tradizionali e non tradizionali, ma anche per i segmenti e i comparti del mercato immobiliare, penso che il termine che lo qualifichi meglio sia divergenze. Cioè, io ho la sensazione che stiamo andando in un mondo, in una prospettiva in cui ci saranno dei winner e dei loser molto più che in passato. Già, diciamo così, la situazione post crisi 2008 ha creato delle pesanti divergenze fra paesi, fra settori, fra storie. Ho la sensazione che gli anni che si aprono di fronte a noi saranno caratterizzati da un'accelerazione di questa dinamica. Poi, che cosa sta succedendo? Secondo me sta succedendo una cosa che tiene insieme, diciamo, tre fattori che sono tutti e tre a loro modo strutturali ed importanti, e che non hanno solo una loro rilevanza tattica, che sono: il primo, cioè la pesantezza di una recessione economica che probabilmente sarà la più importante degli ultimi del secolo, non degli ultimi 10 anni o 20 o 30, del secolo per dimensione, e sul quale quello che impatterà sarà sicuramente, come dire, la velocità di ripresa, ed è questo un po' il grande question mark che abbiamo di fronte tutti. Il secondo fattore è la reazione delle politiche fiscali e ancor più monetarie, diciamo così, a questo evento, che si pone peraltro in una fase storica importante di debolezza, diciamo così, strutturale del modello a stare insieme, del modello, chiamiamolo, capitalistico a stare insieme. Cioè, no, se veniamo da 10 anni in cui si parlava di, come si può dire, decelerazione strutturale dei tassi di crescita e di politiche monetarie che sono state comunque anche prima straordinariamente espansive, e tutto questo produce sostanzialmente un azzeramento del costo del capitale a risk free, diciamo così, e quindi tassi negativi, che sono un evento impensabile rispetto al quale tutti ci confrontiamo. E poi c'è un elemento che, insomma, questo evento pandemico apre uno spazio di cambiamento strutturale delle abitudini delle persone, e probabilmente rende percepibile quanto alcune dinamiche possono essere accelerate nella congiunzione fra comportamenti sociali e tecnologia. Cioè, questi sono i tre fattori. Se uno tiene insieme queste tre cose, sostanzialmente si rende conto che i destini, diciamo così, calando la questione nel discorso degli asset immobiliari, possono essere molto diversi. Cioè, sicuramente un tema dove i tassi negativi accelerano addirittura l'interesse da parte degli investitori per immobili che sono percepiti come privi di rischio. Quindi c'è una dinamica, ma che si sta già registrando nel mercato in queste ore, in questi giorni, per cui gli immobili core valgono più di quanto valevano prima della crisi. C'è una dinamica in cui però questa aspettativa, cioè i tassi negativi non sono sufficienti a motivare gli investitori a progettare dei business plan aggressivi su tutto ciò che implica del rischio, e quindi c'è tutta una partita di immobili che sono più rischiosi, che soffriranno più o meno, ma soffriranno nella situazione in cui siamo. E poi c'è una situazione, diciamo, di forte divergenza fra i settori e nei settori, perché quelle dinamiche strutturali che si stanno attivando, e sono lo smart working, e sono il fatto che il turismo è fortemente, e la mobilità è fortemente ridotta, e sono il fatto che i centri commerciali sono percepiti come degli oggetti rischiosi anche fisicamente, diciamo così, e quindi questo aiuta il commercio online, e questo produce tutta una serie di effetti per cui quelle divergenze di cui parlavo prima, e che erano in buona parte già presenti nella situazione pre-Covid, verranno accelerate nel post-Covid. Poi, quello che noi siamo in questa... ecco, direi che noi siamo l'unica cosa che non cambia come gruppo, diciamo così, finanziario, che si occupa anche di immobiliare. Amundi è una grande società di gestione a livello mondiale, è uno dei top manager per asset under management nel mondo e in Europa soprattutto, è attivo, diciamo, in quasi tutte le gambe principali degli alternative investment, però direi con un profilo che è
molto caratteristico, che è quello di assumersi rischi molto limitati. Cioè noi sostanzialmente siamo presenti nel mondo dell'immobiliare con gestioni che sono prevalentemente core, focalizzate sui mercati europei, italiani, francesi o anche su, in generale sui mercati paneuropei, con una distribuzione di attività che si svolge fra sostanzialmente due poli, uno molto grande a Parigi e uno più piccolo a Milano, e poi altre attività disperse un po' per il continente, e svolgiamo anche un'attività sui crediti che hanno a che vedere con l'immobiliare, questa sostanzialmente a Parigi, a Milano non c'è sostanzialmente nulla, e che è focalizzata però su diciamo così i debiti immobiliari senior, quindi sostanzialmente erogazione, come si può dire, di finanziamenti che vanno a supportare attività acquisitive o di sviluppo anche, ma tendenzialmente in contesti molto safe, diciamo, quindi con un profilo di rischio molto limitato. A questo si aggiunge poi, non specificamente ed esclusivamente nel real estate e peraltro anche in modalità molto molto ridotte dal punto di vista del singolo ticket di investimento, una crescente attenzione per attività che sono state richiamate prima, che sono quelle social impact investing, che si riguardano non solo l'immobiliare, spesso hanno anche una componente immobiliare, ma sono focalizzate a una pluralità, diciamo, di settori e di tipologie di investimento. Grazie mille Giovanni Di Corato. Tra l'altro il tema della complessità del settore di appartenenza, adesso noi ci piace raccontarcela, siamo complessi, lavorare nel real estate è straordinario perché dà quella multicompetenza da tuttologia, bisogna capirne di legale, di giuridico, contrattualistico, amministrativo, finanziario, e poi c'è la componente tributaria e poi c'è la conoscenza tecnica, quindi ce la raccontiamo tantissimo. In verità non è che il settore del real estate sia diverso dal settore dell'automotive o da altri settori, ma nella storia gli altri settori sono riusciti a fare corpo. Mi riferisco anche a quanto diceva prima il presidente Spaziani Testa, quando diceva dobbiamo essere corali nella rappresentanza agli organi centrali per ottenere dei risultati. Beh, questa frammentazione che in verità continua con ragioni comprensibili e per alcuni versi invece in maniera misteriosa, è un elemento che a un certo punto dovremo superare. Perché all'interno di una filiera strutturata si creano delle economie e delle capacità anche di implementazione di regole, quindi si parla di attività di advocacy, di attività di regulatory, che evidentemente poi vanno a vantaggio di tutti. Seconda domanda di giro di tavolo, si direbbe, anche se qua è un giro di poltrone. Diciamo, 3 su 4 siete una forma giuridica molto precisa, delle società gestione di risparmio autorizzate da Banca d'Italia, vigilate, bla bla bla. Avevamo parlato in premessa, off the records, quando ci siamo sentiti, di quale potesse essere, secondo voi, la figura di un SGR, evidentemente nel vissuto vostro, immobiliare ideale per il mercato, per questo mercato e per le varie e diverse tipologie di clienti. E perché qua faccio riferimento, per esempio, vi do un dato, sfortunatamente questo è un dato aggiornato al 2018, che il 2019 diviso per questi cluster non è ancora arrivato e non è ancora diciamo reperibile, ma nel 2018, e teniamo buono il 2018 però come tipologia di rapporto parametrico, l'Italia è stata capace di attrarre 8 miliardi di euro di investimenti nel mondo della finanza immobiliare, diciamo così, e dell'immobiliare. Quasi l'interezza è occidentale, 3 miliardi quasi dall'Italia, 2 miliardi dal Nord America, poi c'è un profilo europeo che somma un paio di miliardi e molto poco dall'Asia, molto molto poco, dove sappiamo invece esserci delle sacche di ricchezza e di possibile cash liquidity molto importanti. Allora, la domanda potrebbe arricchirsi in questo modo: ma qual è il capitale che voi cercate di attrarre? Cioè dove andate a cercarlo e a prenderlo? Quali sono i vostri prospect? Qual è l'asset class
che la vostra SGR sarebbe bello gestisse perché diventasse il riferimento modello. Con quali competenze, con quale sizing è meglio una SGR strutturata con tutte le competenze interne, un SGR invece che ha le competenze centrali finanziarie interne e le altre competenze esterne in logica di outsourcing e quindi relazione commerciale? L'asset under management ha un senso? È meglio 1 miliardo, 5, 10 o 15 o 20? E c'è un limite? Perché quello che noi oggi viviamo a mercato, senza scandalizzare credo nessuno, è che le grandi società gestioni risparmio, tra l'altro in controtendenza rispetto al risparmio gestito mobiliare, dove l'attività dimensionale fa veramente efficienza fattore scala, nel immobiliare, essendo che il bene sotteso è un elemento fisico, la dimensionalità porta a volte a una concentrazione di problematiche gestorie che, diciamo, fa scappare un po' di mano la possibilità di seguire tutto come dovrebbe essere seguito. Dico bene, dico male, Giuseppe? Dici tante cose, per cui è difficile di metterle tutte quante in fila. Ma io faccio così, così voi pescate e dite quello, certo, che volete. No, mi sembra ovviamente doveroso cercare di mettere in fila un po' dei concetti che tu hai detto, che sono tutti molto interessanti. Allora, offro ovviamente al tavolo un contributo relativamente alla nostra prospettiva. Noi, come Savills Investment Management, siamo un gruppo molto presente in Asia, oltre che in Europa ovviamente. In totale gestiamo 20 miliardi di euro di asset, l'Italia conta per circa 3 miliardi e mezzo. Le nostre fonti di capitale sono le più diversificate, viaggiano da grandi investitori dell'Asia, grandi investitori americani, grandi istituzionali europei. Le vocazioni di questi investitori sono molto diverse, c'è chi investe in asset che abbisognano di un forte intervento di riposizionamento, di riqualificazione, quindi tipicamente il mondo del private equity americano ha questa missione. In Italia, noi in Spagna abbiamo fatto moltissimo al loro servizio. Grandi investitori asiatici e istituzionali europei più orientati verso un core plus, quindi un qualche cosa che in qualche misura dia degli spazi di ritorno certo. Faccio eco a quello che diceva Giovanni Decorato prima relativamente all'asset class immobiliare in grado di dare stabilità di investimento a chi la sceglie come asset allocation, ma nel contempo anche qualche spazio per un value add. L'SGR ideale, allora, è difficile definirla, poi ognuno ci mette del suo, la propria passione, la propria voglia di essere ovviamente più visibile. Posso dire come la interpretiamo noi la SGR, no? Per noi la SGR è un partner per gli investitori, in grado in qualche misura di, da una parte, intercettare le opportunità di investimento più interessanti, più attinenti a quelli che sono i profili di scelta da parte degli investitori che ci seguono, e dall'altra essere in grado di gestire internamente, ma anche con il supporto di qualificati operatori esterni, tutta la funzione di guardare all'investimento dalla parte dell'underwriting fino alla sua gestione, alla sua riposizionamento, fino alla dismissione. La finanza è un elemento importante, quindi noi in totale in Italia siamo 40 persone, nel gruppo in totale siamo più di 200, la nostra filosofia è quella di essere molto locali con una visione globale a tutela degli investimenti che i nostri investitori fanno. Cosa gli investitori scelgono in questo momento? Lo slogan nel mondo anglosassone è sheds and beds, in questo momento, logistica e residenziale, in parte perché il trend macroeconomico e dello shift da retail verso la logistica porta ovviamente la logistica a essere molto interessante. Noi oggi in Europa siamo il quarto operatore più grande in termini di investimento nel settore della logistica, in Italia stiamo facendo molto per gruppi asiatici, questo in qualche misura a conferma
che in realtà c'è una disponibilità anche dal Far East a guardare ai mercati europei. Sul residenziale, ovviamente le considerazioni di Confedilizia spese prima relativamente all'esigenza di armonizzare alcuni elementi di discrepanza del profilo fiscale in Italia, in qualche maniera ha fino adesso un po' condizionato. Al di fuori dell'Italia il residenziale da investimento, quindi non da frazionamento, è un asset class molto importante e crescente in tutte le sue declinazioni, lo specialistico fino allo studentato, al tema delle RSA, al tema delle residenze multifamily o altro. Evidentemente è un'opportunità molto importante da cogliere in Italia, su cui la nostra disponibilità anche a contribuire in termini di messa a fattore comune di fondi dedicati a questo profilo di attività ovviamente è già disponibile. Chiudo perché poi le tue domande erano tante e non so se le ho risposte. Sono provocazioni, non domande, quindi andate come... Io mi sento un po' sotto esame, quindi cerco di rispondere il più compiutamente possibile. La dimensione, è importante o non è importante? L'ultima considerazione che tu facevi rispetto all'IOM. Secondo noi la dimensione è segnaletica, ma non è un fattore determinante. Secondo noi è la qualità del servizio ciò che qualifica un operatore come noi. Quando si raggiungono dimensioni per cui il cliente percepisce di essere un po' all'interno di un ingranaggio che lo disperde in termini di focalizzazione, secondo me si perde la nostra missione. Noi siamo in grado di essere sufficientemente grandi a livello complessivo, ma sufficientemente artigianali da essere percepiti come molto rispondenti a una qualità di servizio dedicata. Questa è un po' la misura che noi ci siamo dati. Grazie Giuseppe. Stefano. Giuseppe, sfrutto quello che hai appena detto perché mi piace molto la tua espressione, esperienze locali, visioni globali. Per rispondere a Maurizio, devo dire che io replico e quindi anche per noi vale la stessa identica cosa, esperienze locali perché ci piace operare in quei mercati che effettivamente conosciamo. Il mercato asiatico è un mercato ancora molto particolare che soffre di altalenanze che a noi fanno paura. Preferiamo essere europei ben radicati in Europa, d'altronde l'esperienza di Lazar nasce in Francia e negli Stati Uniti e quindi lì tendenzialmente vogliamo rimanere. Per il momento, tuttavia, attiriamo capitali anche dall'Asia, attiriamo capitali anche dall'Europa dell'Est, sono entrati dei fondi sovrani, quindi sicuramente questa strategia tutto sommato non dispiace anche ai grossi investitori. Cerchiamo esperienze locali e conoscenze di mercati locali nell'andare ad approfondire quelli che possono essere quegli elementi di conoscenza del territorio che ci consentono poi di andare anche a operare nella scelta degli investimenti. Quindi l'asset under management, per rispondere alla tua domanda, è sicuramente essenziale nella logica di quella che possa essere appunto l'esperienza locale. Quindi andare ad investire in quelle aree dove tutto sommato vediamo dello sviluppo. Perché decidiamo di investire non solo nelle principali città ma anche nelle secondary location? Perché se pensiamo all'Italia ad esempio, Milano, Roma sono sicuramente essenziali ma molto impattate da questa situazione. Perché? Perché non dico che non lo siano le secondary location, ma perché fiere, turismo, moda, tutto si è fermato. Dov'è il tessuto industriale italiano? Nelle province. E noi lì vogliamo essere, quindi cerchiamo di credere in quell'attività. Per quello che riguarda lo strumento oggi per noi, siamo stati un po' salmoni, è l'SGR con una vocazione europea. Quindi scusa, non vorrei mai farlo, ma ti interrompo. Questa è una cosa da mettere in cornice. LFP Investment Management ha dichiarato che ha interesse a investire in provincia. Da sempre. In un mercato dell'88% degli investimenti Milano-Roma per la parte di capitali istituzionali, se partisse la provincia nascerebbe un secondo mercato. Scusa. Guarda, ringrazio Duff & Phelps in questo. Sui
circa 3 miliardi e mezzo di investimenti tra Q1 e parte Q2, che sono, se vogliamo, per buona parte code di investimenti iniziati nel 2019, il 30% è fatto in provincia. Degli 11 miliardi dell'anno scorso, il 35% è fatto in province secondarie. Quindi tutto sommato non è un mercato inesistente, è un mercato poco presidiato, ma che dà delle grandi soddisfazioni. Sul veicolo noi siamo in questo momento, sicuramente siamo stati il primo fondo nato in passporting, quindi FLE è una realtà lussemburghese che gestisce tutto il patrimonio mondiale, europeo e negli Stati Uniti, società quotata alla Borsa del Lussemburgo. In Italia abbiamo deciso adesso, e a brevissimo cambieremo casacca, di costituire una SICAF in passporting, quindi eterogestita, gestita sempre dalla stessa SGR, ma finalmente ci sono oggi gli strumenti e ci sono i benchmark per poter dire vale la pena costituire anche una SICAF, quindi con personalità giuridica. Perché questo? Proprio perché vogliamo attirare quei capitali che oggi altrimenti una società o un fondo che non ha personalità giuridica non riuscirebbe ad attirare. Chiudo lo spunto sul social responsible investments, è bene o male quello su cui mi sono laureato, la famosa finanza etica, che magari ce ne fosse di più. Ritengo che debba essere uno spunto di lavoro interessante pro futuro, perché tutto quello che è un po' la finanza anche green deve impattare realmente il nostro modo di vedere i nostri immobili, perché quei conduttori che oggi cercano lo smart working, come diceva giustamente Giovanni prima, vogliono anche vedere un cambio di passo all'interno degli immobili e una funzionalità diversa che impatti poi direttamente anche sui costi di gestione. Quindi benvenga e ci crediamo molto. Molto bene, grazie. Patrick. Grazie. Allora, dal mio punto di vista, per quanto riguarda la forma dell'SGR, bisogna partire da un principio, ovvero sia che per me l'SGR, come principio da cui partire, deve essere un qualche cosa che crei valore aggiunto al cliente. Questo è il principio di base. In un'ottica del genere diventa quindi importante andare a far sì che la SGR sia strutturata in una maniera adeguata, perché fondamentalmente abbiamo un duty of care nei confronti dei clienti stessi e questo ai loro occhi è molto importante. Cosa intendo per una struttura adeguata? Un qualche cosa che sia completa dal punto di vista di quello che è inerente tutto il processo di investimento. In tal senso noi siamo strutturati per esempio in un modo da presidiare tutto quello che è core e che è appunto propedeutico a offrire al cliente un valore aggiunto. Questo sia dal lato del business e quindi presidiare tutto ciò che concerne la valorizzazione dell'asset stesso, oltre che la valorizzazione e il miglioramento del business plan. Per poi anche assicurare, se vogliamo, un'oggettività e un controllo con appunto le nostre funzioni di controllo che tutti i clienti vedono come molto importanti, e a supporto sempre di tutto quello che è l'iter del processo anche avere delle funzioni legali e di finanza. Quindi cosa che sto cercando di dire è che l'SGR deve essere strutturata in una maniera da avere un pacchetto completo a supporto di quello che è la valorizzazione degli investimenti. Questo è molto rilevante per gli investitori sia nazionali che internazionali, e aggiungo che nell'andare a relazionarsi con loro la domanda che pongono spesso è esattamente chi andrà a lavorare sui vari progetti. A prescindere da, diciamo, tutto il discorso che ho fatto prima, che è chiaramente fondamentale. Questo perché prima di dare e di recepire i soldi, o di dare i soldi, chiaramente gli investitori vogliono essere sicuri che ci sia l'expertise dovuta e un'infrastruttura che possa appunto far sì che i soldi vengano gestiti nella miglior maniera possibile. Per quanto riguarda quindi il discorso dell'SGR, per me è fondamentale che sia una struttura che crei valore e che sia supportata in tal senso. Per quanto riguarda la dimensione, direi che per me è importante che ci sia una certa dimensione, più che altro per riuscire ad avere un cross-fertilization tra le varie unità che operano nel settore immobiliare e del credito nel nostro caso,
perché aiuta a generare idee. Fondamentalmente il nostro ruolo è anche quello di cercare di offrire dei prodotti che siano conformi alle esigenze e alle aspettative degli investitori, quindi c'è proprio un processo di generazione di idee in tal senso. E nell'andare a recepire tutto quelle che sono le informazioni in maniera trasversale, avendo una certa dimensione e toccando in maniera diversificata i vari investimenti, credo che questo processo possa essere facilitato. Questo è particolarmente importante per i clienti che sono sempre alla ricerca appunto di nuove idee. Poi dal punto di vista della tipologia di capitale, in realtà a noi interessa cercare di generare idee che coprino tutta la filiera del rischio, quindi da capitale, chiamiamolo paziente, più a lunga durata, capitale più speculativo, di durata short piuttosto che lunga. E a fronte di queste esigenze poi si deve andare a costruire un investimento che funzioni. Quindi questo, nella sintesi, per me è quello che l'SGR dovrebbe fare. La forma deve essere, ripeto, propedeutica ad assecondare tutto quello che i clienti effettivamente si aspettano. Molto bene, grazie. Giovanni. Per quanto riguarda il tema società di gestione del risparmio, penso che sia una non questione. Direi che ormai, voglio dire, dopo un po' di anni, direi decenni, lo strumento fondo comune di investimento o anche, come si può dire, SICAF, comunque strumento regolamentato con una società di gestione professionale dietro che guida tutto il processo di investimento sia ormai completamente legittimato, cioè ormai è il modo ordinario di fare investimenti immobiliari istituzionali o comunque professionali nel campo, nel nostro campo, nel nostro settore. Per quanto riguarda l'organizzazione operativa di una società di gestione del risparmio, io percepisco che insomma la maggior parte ormai degli operatori e noi con loro si muovono in una logica di centralizzare dentro la società di gestione del risparmio le attività, come si può dire, il cervello dell'attività di gestione, cioè tutto ciò che è funzionale a pianificare un'attività di ideazione e messa a terra di un business plan immobiliare, di un asset piuttosto che di un fondo, di tutte e due tendenzialmente. E di avere all'interno tutte quelle funzioni gestionali che, avvalendosi del, come si può dire, della competenza di tutti gli operatori della filiera, auspicabilmente bravi e professionali, diciamo così, possano contribuire alla realizzazione di questo business plan. Quindi direi che questo è lo schema che noi adottiamo e mi sembra che sia lo schema prevalente, cioè ne vedo pochi ormai di operatori che hanno dentro il property management, che hanno dentro il facility, che hanno dentro, cioè, tutte queste attività. Per cui si va in una logica, come si può dire, modulare di segmentazione dei servizi. Per quanto riguarda la scala, io devo dire che secondo me, allora, da un punto di vista operativo, io penso che non ci sia proprio, sia quello della gestione immobiliare un settore dove le economie di scala non esistono, cioè se uno prende le gestioni tradizionali e mette in un piano cartesiano gli asset under management e il numero di dipendenti, vede che c'è una curva logaritmica che raggiunge, quando crescono sulle ascisse, diciamo così, gli asset under management, a un certo punto i dipendenti, se lo fa su una gestione immobiliare è una curva lineare, ma questo è semplice perché gestire un asset, voglio dire, implica un tot di risorse in più e ogni asset che si aggiunge implica delle risorse in più in maniera abbastanza lineare, fermo restando che le funzioni di controllo, la compliance, quelle robe lì invece hanno un effetto, diciamo così, di efficienza operativa legata alla size, ma sono marginali rispetto al tutto. Quindi questo è l'elemento puramente operativo che secondo me conta poco nella questione della scala e del consolidamento del settore. Viceversa conta molto l'elemento, come si può dire, segnaletico, forse è stato citato da qualcuno prima di me, che dal mio punto di vista vuol dire essere dentro il deal flow, cioè essere dentro il settore ed essere riconosciuto come un player di taglia a cui gli operatori portano le operazioni. Anche perché l'altra specificità del nostro settore non è che noi, quando abbiamo un milione di euro da investire, chiamiamo il broker e compriamo 1000 generali, per capirci, ma dobbiamo andarceli a cercare i deal, e se si è grandi è più facile che i deal vengano da te, per capirci. Questo è l'elemento dal mio punto di vista molto importante. Ecco, in questo contesto io quello che posso dire, per rispondere alle altre sollecitazioni che facevi, che capitali cerchiamo,
Allora noi istituzionalmente come gruppo cercheremo dei capitali retail e in Francia riusciamo a farlo perché abbiamo un quadro istituzionale a noi favorevole che ha ormai storicamente legittimato questo tipo di prodotto sul mercato retail, quindi gli risparmiatori che si rivolgono dai canali bancari e dai promotori finanziari fanno investimenti non solo nei fondi tradizionali ma anche nei fondi immobiliari grazie al prevalere in alcuni ordinamenti di strutture di investimento che sono molto più liquide di quelle che abbiamo in Italia. In questo contesto poi abbiamo anche una nostra attività internazionale istituzionale in Francia e questo negli ultimi anni sempre più anche in Italia, che parte, diciamo così, dalle risorse di soggetti di gruppo, in particolare le assicurazioni vita, che devono fare investimenti immobiliari e sulla base di questo poi si lanciano dei fondi che sono aperti ad altri capitali, diciamo, non captive, come vengono dette in gergo, e quindi su questo costruiamo la nostra attività istituzionale, poi anche attività di club deal specifici su singole attività. Ultima cosa, da un punto di vista, perché poi l'ultima parte della domanda è cosa facciamo, l'ho già detto prima, siamo tendenzialmente operatori che si muovono su profili di rischio bassi, questo sia in Italia che in Francia, quindi siamo tendenzialmente degli investitori core. Per quanto riguarda i settori, io quello che posso dire è che noi continuiamo ad essere interessati, come siamo sempre stati negli ultimi anni, ad investimenti, diciamo, in Italia, come dico. Scusate, negli uffici e nel retail, tendenzialmente nelle piazze principali, nelle location principali, e a questo stiamo guardando con crescente attenzione nel corso degli ultimi anni. Insomma, penso che guarderemo con crescente attenzione nei prossimi anni a operazioni che possono avere anche una valenza diversa da questi settori che ho citato. Quindi penso che inizieremo a guardare cose che hanno a che vedere con il penso residenziale, stiamo iniziando a guardarlo, penso con il co-working o comunque che rimandano sempre al settore uffici, penso insomma ad una serie di cose che stanno sviluppando gli immobili sanitari e secondo me anche in questa crisi io penso che si possano trovare magari non subito ma nel corso di qualche tempo con l'evolversi di questa fase delle cose interessanti nell'ambito dell'hotellerie e dei resort nella prospettiva di una crisi come si può dire ciclica ma che alla ripresa riconduca le persone a guardare con più ottimismo al fatto e desiderio al fatto di muoversi e di avere una vita normale insomma. Grazie Giovanni, siamo arrivati alla fine della chiacchierata. Giusto un ultimo, ma proprio in logica di gioco, una specie di doxa test. Fiscalità, tematiche giuridiche legali, quindi ciò a cui facevamo riferimento prima, e semplificazione della burocrazia. Su cosa lavorare prima? Fiscalità, tematiche legali o semplificazioni dei processi amministrativi? Proprio così, bruciapelo. Se doveste aprire un'agenda di governo, su quale dei tre per primo? Prendo io la parola. Sì. Tematiche legali. Come? Tematiche legali. Tematiche legali. La certezza del diritto. Oggi il primo grado di processo. L'accelerazione dei processi. Il primo grado di processo si raggiunge in un anno e mezzo e la conclusione in 8 anni,9 mesi. Questa è la situazione in Italia. Stefano. Fiscalità, legalità. L'altro ieri, legalità quindi etica, cioè ripartire dall'etica e dare di nuovo fiducia agli investitori. Quindi fiscalità perché c'è necessità. Secondo. Secondo ieri. Oggi, cos'era il terzo? Burocrazia. Burocrazia, burocrazia sicuramente. Semplificazione delle procedure amministrative. Oggi. Patrick. Ma io ne faccio una premessa. No, deve essere veloce, sennò ci buttano giù dal... No, la premessa è questa. Abbiamo già un esempio che è rappresentato dagli investimenti di come è progredita a Milano, un esempio di successo che tra l'altro può dare ancora ampio spazio, ampi margini di ulteriori, se vogliamo, migliorie, visto che ci sono anche altre città nel mondo anglosassone che sono anche più avanti. Ma Milano già rappresenta una grande storia di successo e questi tre contesti sono stati in qualche modo risolti vis-à-vis il resto, chiamiamolo, del medione italiano. Per cui in un'ottica di cercare di andare a replicare quello che è già stato... Qui tu dici modello e non argomento. Esatto, è portare i tre argomenti... che facciano riferimento a un modello. ...in maniera parallela, perché abbiamo già un modello in casa e abbiamo anche dei modelli esteri da cui prendere esempio
Per cui per me l'ordine di priorità dovrebbe essere quella di portarli avanti tutti e tre assieme per cercare di poi andare ad espandere quello che è già una storia di successo al resto d'Italia. Giuseppe, l'onere di chiudere il panel. 1, 2, 3. Direi che sono d'accordo con le considerazioni che faceva prima Patrick del Bigio. Modello. Quindi c'è... non vince niente, signori. Quindi vince il modello, mi sa. Necessariamente. Vince il modello. Grazie mille a tutti per aver partecipato.